Abbiamo trovato una situazione di rosa un po' complicata. Piano piano con Dybala stiamo mettendo a posto tutti i tasselli. Oggi Cerci penso vada a chiudere quello che è il mercato offensivo, avendo quindi a disposizione in attacco, possiamo dire, giocatori come Belloni, Cutolo, Pesenti, Merla, Sané, Cerci. Credo che in Lega Pro sarà difficile replicare un attacco simile. Nel centrocampo abbiamo lavorato abbastanza bene perché abbiamo messo un po' di quantità con Bademales e con Bortoletti. Sulla parte difensiva invece stiamo aspettando ancora qualche movimento di mercato tra gli svincolati, magari anche di categorie più importanti, che proprio come Alessio possono fare una scelta diversa in questo momento e venire a rinforzare quel reparto che per noi è determinante, avendo in questo momento il mister l'intenzione di giocare a tre, quindi deve essere un reparto molto attento. Dobbiamo dare al mister i giusti uomini per poter giocare in questa maniera. Di dietro siamo giovani, tolto Baldan che è il più grande, tutti gli altri sono alquanto giovani, quindi vuoi non vuoi qualcosa possono pagare. E io sono convinto che con qualche risultato positivo, come anche quel pareggio di ieri, secondo me il coraggio, l'autostima e la voglia di provare sempre a giocare, perché è una squadra che vuole essere sempre propositiva e fa della sua forza la propositività. E penso che riusciremo a crescere e a migliorarci, fermo restando che alla base di tutto ci deve essere sempre la voglia di arrivare al 90esimo, al 95esimo, sempre dando tutto, quindi buttando il cuore oltre l'ostacolo. Questo deve essere alla base di tutto. Beh, sicuramente non posso negare che comunque non è stata una scelta facile, perché sanno tutti da dove sono venuto, da dove sono stato, quindi però per me l'importante è avere ancora la fiamma accesa dentro, quindi se è Serie C o Serie B non è importante, è importante comunque avere la voglia di ripassa e grandi motivazioni. Beh, vivo comunque il calcio a 360 gradi, quindi per me ovviamente più che un lavoro è vita, quindi di conseguenza do il massimo di me stesso e spero che immerga, diciamo, qui ad Arezzo la persona anche che sono.